Ciao a tutti! Perché ho già tirato fuori la scatola? Al contrario, poi. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Indovinate un po', sono Fiona, esatto! Che ridere! Oggi parliamo di un nuovo prodotto, un prodotto per persone sportive come me! Vado in palestra, mi sono iscritta in palestra, va bene, lo sto usando e lo sto usando per davvero. Si tratta di Huawei Watch 2, l'evoluzione dell'ultimo Huawei Watch per l'appunto. E si chiamano tutti uguali, ci hanno messo un 2 alla fine, insomma. Le versioni che saranno disponibili sono Sport, 4G Sport e Classic. Per adesso noi tra le nostre zampe, o perlomeno tra il mio polso, attorno al mio polso, non tra, perché sennò dovrebbe passare all'interno, ma va bene. Quello che ho al mio polso in questo momento è Huawei Watch 2 nella versione Sport. Esiste anche la versione 4G che a me piace tantissimo perché rende totalmente indipendente lo smartwatch, ma in questo momento non è ancora arrivato in Italia. Il suo costo sarà di 50 euro di differenza rispetto alla versione Sport, che costa... Sì, 329 euro, sì, è corretto. Quindi 329 euro la versione Sport e 50 euro in più, che è un calcolo difficilissimo, io non so fare, per il 4G Sport. Esteticamente non è per niente male, ma ha una piccola pecca che salta subito alle dita. Sì, ho detto dita, perché appena lo metterete al polso, la prima cosa che vi viene da fare è girare la ghiera, che non si gira perché è solo e puramente estetica. Ho rischiato infatti di scardinarla completamente. Che peccato! Mi sarebbe tantissimo piaciuto... Mi sarebbe piaciuto tantissimo provare la versione 4G, perché questo renderebbe lo smartwatch totalmente indipendente dallo smartphone. In questo momento i due device sono totalmente complementari, perché l'uno non funziona senza l'altro. Sì, più o meno. Comunque, con la versione con la SIM potete uscire, per esempio, fare una corsa senza portarvi lo smartphone, ma comunque tutte le notifiche, e avere un vero e proprio smartphone al polso. L'unica cosa brutta che non mi piace è rispondere al telefono tipo James Bond, fare pronto, pronto, tutto bene, è orribile, però vabbè. Comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande. Andiamo subito a vedere le caratteristiche tecniche di questo smartwatch Huawei Watch 2. Ho detto watch un sacco di volte. La confezione di Huawei Watch 2 ospita al suo interno lo smartwatch, la manualistica, il caricabatterie USB e un adattatore a muro. Il device è composto da una cassa in plastica a cui si aggiungono una ghiera in ceramica, non ruotabile, e un cinturino, anch'esso in plastica. Il display invece è un AMOLED circolare da 1,2 pollici con risoluzione 390x390 pixel, protetto dal Corning Gorilla Glass. A bordo troviamo un processore Qualcomm da 1,1 GHz, 268 MB di RAM, 4 GB di memoria interna e una batteria da 420 mAh. Non mancano GPS, Bluetooth 4.1 e Wi-Fi, oltre a sensori come bussola, barometro e giroscopio. Presenti anche l'ormai immancabile sensore della frequenza cardiaca e la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere. Il sistema operativo, infine, è Android Wear 2.0, facilmente navigabile grazie al tasto superiore dell'orologio, che consente di accedere al menu, e attraverso una serie di swipe che vi consentono di trovare ciò che state cercando, che siano le notifiche, l'app di Google Translate o l'accensione della torcia. Esiste infine anche un secondo tasto, posto più in basso, che vi permette di selezionare in modo rapido il tipo di allenamento da affrontare. Dopo tutto questo popò di caratteristiche tecniche, andiamo a provarlo sul campo. O perlomeno io vado a provarlo sul campo. Mi metto la tuta e andiamo. Spero solo di sopravvivere. Sono arrivata al parco e è arrivato subito il momento di provare l'allenamento. Corro? Cammino? Corro, dai, corro. Vi faccio vedere come si fa. Premo il secondo tasto, quello in basso, e seleziono. Che seleziono? Brucio i grassi? No, dai, facciamo la corsa. Una volta che seleziono, adesso inizierà innanzitutto con il GPS e poi prenderà il battito cardiaco. Inizierà a misurare il battito cardiaco. Andiamo? 3, 2, 1. Se non ce la faccio, chiamate Taffo per me.
Ciao, io vado. La signora, il bambino mi ha detto: signora, attenzione, vado a uccidermi. Ciao Taffo, arrivo. Ho bruciato dei grassi comunque. Vorrei parlarvi di qualcosa, ma non so se ce la faccio. Cosa vuoi? Ma stai correndo? Sì! Smettila, perché l'odore si sente persino qui. Puzzi! Ma come puzzo? Ah, vedi, sta qua, mi dice che puzzo! Ciao da James Bond, io continuo a correre! Passiamo ora ai pro e i contro di questo Huawei Watch 2. La qualità costruttiva di questo Huawei Watch 2 è molto buona, infatti mi sembra molto robusto e ben costruito. Il design è un po', diciamo, anonimo, non è male ma non è nulla di speciale. Assomiglia tantissimo a un orologio normale, un orologio tradizionale, e quindi potete tranquillamente portarlo al polso durante tutta la giornata. Android Wear 2 funziona molto bene. Infatti quando navigherete tra i menu capirete che, o perlomeno vi accorgerete che, è rapido e scattante. Potete navigare tra i vari menu senza nessun tipo di lag e senza problemi. La batteria potrebbe durare anche un paio di giorni. Io ho provato a tenerlo acceso continuamente, utilizzarlo in palestra, andando in giro ci ho anche dormito. Alla fine ho fatto dalle 9 del mattino fino a mezzogiorno del giorno dopo, quindi più o meno una giornata e un po' di ore. Passiamo ora alle, voi lo sapete, le note dolenti. Non erano dolenti. Vabbè, ho capito come sei pignolo. Oh. Se lo utilizzate con smartphone diversi dal brand Huawei, purtroppo per voi dovrete scaricare ben 3 app per poterlo accoppiare. È un po' macchinoso il meccanismo, un po' così così, però una volta che avete fatto il tutto siete tranquillissimi. Altra pecca è il display, che risulta forse essere un po' troppo piccolo, e la ghiera, come vi ho detto prima, che non è ruotabile. Il display piccolino tra l'altro fa sì che molto spesso vi incartiate un po' col dito, perché cercate di tappare in alcuni posti e tapperete tutt'altro, di conseguenza ogni tanto vi incarterete con le vostre stesse dita, però poco male. Se siete un po' curati e non avete i ditoni quelli tipo sarcicce, dovreste anche cavarvela. Un'altra cosa che non mi ha fatto impazzire è questo. Si tratta del caricabatterie. Huawei Fit, se non erro, lo aveva staccabile, quindi aveva un ingresso micro USB e potevate attaccargli un qualsiasi cavo USB, micro USB. Di conseguenza avevate un cavo unico che utilizzavate un po' come vi serviva, insomma. Invece in questo caso dovete portarvi dietro tutto questo coso, perché il cavo è attaccato, non si può staccare. Però vabbè, poco male, occupa solo un po' più di spazio e secondo me era un po' inutile. Non è particolarmente adatto al nuoto, a meno che per voi nuoto non sia anche farvi un giro nella vasca da bagno. Perché dico questo? Non è in grado di tracciare il vostro movimento all'interno di una vasca, e di conseguenza il fatto che abbia la certificazione IP68 non serve più che altro per la piscina, ma non lo so, lo tenete per farvi la doccia mentre vi state facendo il bagno, non lo togliete proprio come ho fatto io. Concludendo, Huawei Watch 2 è un ottimo smartwatch, che però non sostituisce al 100% gli smartwatch che sono stati sviluppati solo e soltanto per lo sport. È nel complesso un ottimo prodotto, come dicevo, che troverete sul mercato a 329€ nella versione senza SIM, ovvero quella che abbiamo provato noi. Una grande stretta di mano va a Huawei per continuare a credere in un tipo di prodotto, cioè lo smartwatch, laddove alcuni produttori hanno smesso totalmente di crederci. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete qualsiasi tipo di domanda su questo Huawei Watch 2, non esitate a chiederla a Erika, perché oggi non c'è, quindi ne approfitto per trattarla male. No, comunque, chiedetemi tutto quello che volete sapere, cercherò di rispondervi. Ovviamente iscrivetevi al canale, andate a vedere tantissimi altri video che vi consigliamo, nello specifico due, ma andate a vedere anche tutti gli altri.
Direi che ho terminato. Tanti baci e tanti abbracci a tutti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!